Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parleremo di una mod aggiornata 1.7.10, molto interessante e molto semplice. La mod di cui andiamo a parlare oggi è una mod molto semplice, che però stranamente ha bisogno del codice in core per funzionare, ragazzi. Allora, questa mod come si chiama e come funziona? Allora, si chiama Workbench, come volete chiamarla voi, e è nient'altro che una crafting table avanzata. Si crafta in questa maniera: legno lavorato, crafting table e una chest. Ha la caratteristica, come la crafting, quella classica della Tinker, di mantenere gli oggetti se li lasciate all'interno. E in più, se come potete vedere in questo caso mettete due chest di qualsiasi dimensione, anche l'iron chest e diamond chest se non erro, vi mette gli inventari ai lati, quindi potete direttamente aprire la crafting e avere due inventari completamente grossi ai lati. Guardate, adesso uno dei due si ridurrà perché ho levato la chest, vedete? Perfetto. Avanti e dietro invece non funzionano. Se io metto una chest qua non mi dà altri inventari, vedete? Se ne metto una per così, uguale non la conta, perché conta soltanto gli spazi per lungo. Quindi conta soltanto per così. Quindi ragazzi, diciamo che è una mod prettamente, la maggior parte estetica. Possiamo vedere anche così, collegandoli sembra che si colleghino perfettamente. Però è comoda perché alla fine, se non volete la Tinker Construct, è una soluzione molto più veloce effettivamente anche di crafting. E molto più comoda per gli inventari, perché gli inventari della crafting table della Tinker Construct ha soltanto un lato, invece in questo caso ne ha due e completamente pieni. Comunque il creatore sta continuando appunto la modifica di questa mod e l'aggiornamento di questa mod, e in più funziona soltanto con codice in core, quindi è una cosa abbastanza strana. Effettivamente potrebbe avere dei belli sviluppi. Speriamo che migliori ancora di più questa mod, ragazzi. Va bene, questa era la mod di oggi, ragazzi. Come al solito vi invito a lasciare hashtag utile, hashtag inutile nei commenti, e ci vediamo alla prossima puntata delle mod. Ciao a tutti!